Eccoci qua ragazzi, belli siete. Si è delineato il quadro delle semifinali, ragazzi. La Juve vince 2-1 contro il Sassuolo, soffrendo e non poco, ragazzi, non poco. E raggiunge la Fiorentina inevitabilmente. Tutti quanti speravano adesso questo incrocio, questo intreccio con Vlahovic, ex della Fiorentina, perciò. Semifinale sarà Fiorentina-Juventus e il derby di Milano, perciò si è delineato la Coppa Italia. Ragazzi, bisogna parlare di questa partita. Innanzitutto, buonasera a tutti e bentornati qua sul canale dal vostro amico Nike, nella casa del pane Baluna Triangoli. Allora, ragazzi, che dire? Una partita un po' particolare, nel senso che non mi stuferò mai di dire che sostanzialmente quando devi guardare la Juve ti prepari già a una partita non esaltatissima, non esaltante, nulla di che, perché poi le partite della Juve sono così, sono partite che si giocano sempre sul filo del rasoio, sul subire a un certo punto, non prendere gol, però cercare di rimanere in partita. Poi a un certo punto, quando pensi che la Juve non ne abbia più, esce fuori e poi dopo ti. Cioè, è sempre la partita della Juve è sempre un casino. Non si capisce mai quando inizia, quando finisce e come finisce. Non si capisce mai. È dall'inizio del campionato che non si capisce quando inizia la partita della Juve. A volte, cioè, le partite ti possono indirizzare, no? La forza d'inerzia della partita ti può dire: beh, oggi finisce tanto a poco, poi può succedere che cambia, però insomma. Le partite più o meno poi te ne rendi conto dove vanno a finire. No, con la Juve no, non si capisce mancazzo. E manco stasera sostanzialmente, perché dopo un primo tempo un po'. Vabbè, dai, ragazzi, parliamo. Iscrivetevi al canale innanzitutto, fatemi una cortesia, attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Attivare la campanella, ragazzi, è importante, ve lo ripeto e ve lo dirò sempre. Se volete far parte di una community, è giusto che attivate la campanella così vi arriva la notifica sul telefonino ogni qualvolta io pubblico un video e quando poi avete voglia e tempo ci potete cliccare sopra e rimanere sempre aggiornati su quello che io dico, perché comunque io tutti i giorni, ragazzi, almeno due video li faccio, perciò è anche giusto. Detto questo, ragazzi, condividete il video, mettete un bel like, quello fatelo subito, non vi costa nulla, è tutto gratuito. Mettete like, se poi non vi piace il video, alla fine potete sempre levarlo, ma mettetelo perché poi ve ne dimenticate. Ebbene, ragazzi, allora partiamo con la partita. È una partita un po' strana perché poi la Juve passa in vantaggio quasi subito, ma poi dopo è un assedio del Sassuolo. Cioè, nel senso, un assedio tra virgolette, perché comunque devi anche mettere le due squadre a confronto. Cioè, per quello che è il Sassuolo e per la partita che ha fatto domenica, dove ha preso quattro sberloni dalla Sampdoria, insomma, arrivava da una partita un po' così e così, eppure Sassuolo ha giocato un gran primo tempo. Un gran primo tempo, io ho visto lo score, 10 tiri in porta, cioè, insomma, Sassuolo non è stato da meno alla Juve, assolutissimamente. Infatti ha pareggiato, è finito 1-1 il primo tempo, ma il Sassuolo ha avuto tante occasioni da gol, tante, tante per poter passare anche in vantaggio. Insomma, la Juve è questa, la Juve è questa qua, l'ho detto prima, ragazzi, non sai mai dove va a finire la partita della Juve. Partita bene, facendo gol, poi si è spenta, il Sassuolo è uscito fuori, ha avuto possesso palla, ha avuto occasioni da gol, ha avuto prevalenza centrocampo, ha avuto tutto, veramente il Sassuolo ha fatto un primo tempo spettacolare. Non sto dicendo che la Juve non abbia meritato o che, ma che la partita della Juve si può dividere in quattro pezzettoni, perché ha iniziato bene, poi dopo ha fatto malissimo tra la metà e la fine del primo tempo. È iniziato il secondo tempo, così e così, poi ha preso campo, ha preso il sopravvento e devo essere sincero, poi nel secondo tempo la Juve ha messo lì il Sassuolo, soprattutto quando poi il Sassuolo, quando Dionisi ha fatto quei due cambi, secondo me un po' scellerati, tirando via Berardi, che comunque secondo me non stava facendo male, stava facendo una gran partita, e comunque è il cuore di questa squadra qua, insomma.
È vero, c'è da far turnover, però adesso ragazzi va bene, il Sassuolo non mi sembra che abbia Champions League o Europa League da giocarsi. Se te la vuoi giocare una partita, giocatela. Per una volta che giochi due volte a fila, cioè adesso tutto questo turnover, cioè o aveva dei problemi Berardi, sinceramente, o a volte mi sembra, questi allenatori mi sembra che vogliono fare sempre un po' delle uscite, un po' così, no? Un po' strane, un po'... boh, mi sembra... Secondo me è stato un errore, è stato un errore, non lo dico a cose fatte perché poi comunque sempre è sempre semplice, però per me è un errore. Berardi è un giocatore nel Sassuolo che non bisogna levare mai, nel Sassuolo Berardi non lo devi mai levare, questo è quello che vedo io, come anche il fatto di aver fatto riposare Frattesi, averlo fatto entrare, cioè, secondo me se tu ti vuoi giocare un quarto di finale con la Juventus devi giocare con la squadra titolare, a prescindere che è giovedì, che poi c'è un'altra squadra, a prescindere da tutto questo, il Sassuolo non deve, non rischia la Serie B, non deve andare in Champions League in campionato, è in una zona di classifica abbastanza tranquilla per quanto riguarda la retrocessione e comunque lì è a metà classifica. Adesso, cioè, giocatela sta cazzo di partita, secondo me, però la Juve, c'è da dire che poi nel secondo tempo comunque l'ha messa lì, non poi con questo gioco spettacolare, perché poi i colpi del campione, comunque ragazzi. Tutti quanti si aspettavano, come dire, erano magari un po' tutti acquattati. Tutti dicevano: sì, Vlahovic, grande acquisto, vedrete, vedrete. Però c'era una gran parte di persone che diceva: oh, vediamo se con la Juve fa bene di qua di là. E ahimè, io ero anche uno tra quelli. C'è da dire che questo qua è iniziato bene. Due partite, due gol. Insomma, la Juve oggi ti passa il turno. È vero che oggi il gol è un po' rocambolesco, però è entrato nell'azione. Ha avuto anche altre occasioni prima. È entrato nell'azione, diciamo, se l'è costruito bene. Poi la conclusione è stata fortunosa perché la palla lui l'ha voluta indirizzare da una parte, prendendo la deviazione, è andata da un'altra, va bene, non so dove sarebbe andata a finire la palla se non fosse stata deviata, però detto questo ha iniziato un'azione spettacolare, se l'è costruita, ha girato l'avversario, un pochettino pollo nel marcarlo, a quei minuti non devi cioè voglio dire, in una zona di campo dove non devi attaccare l'attaccante, dai, adesso io va bene, io non sono un giocatore di Serie A, ma sei all'altezza del calcio d'angolo. Spalla alla porta, lo fai girare, ti punta e tu lo attacchi. Ma cosa lo attacchi? Dai, l'ha passato come se fosse stato un birillo fermo. Ma stai fermo, indietreggia, aspetta, non va da nessuna parte, deve tornare indietro e passarla indietro la palla lì. Se lui non va avanti e non l'attacca, deve andare indietro e passare dietro. Detto questo, se l'è costruita, poi ha fatto un gran gol con la deviazione, però. Gol partita ragazzi. Ha avuto anche qualche occasione il Sassuolo nel secondo tempo, con Scamacca, un colpo di testa, non nitide o nette, però le ha avute. Insomma, però devo essere sincero, dopo che è uscito Berardi è stato un po' tutto difficile. Comunque, la Juve merita questa semifinale, si merita di andarsi a giocare la finale poi con la Fiorentina e non sarà una partita facile. Abbiamo visto la Fiorentina oggi cosa è stata capace di fare. È andata a vincere a Bergamo in 10 contro 11, perciò insomma, la Fiorentina gioca anche un bel calcio. Avrà un sacco di motivazione, il dente avvelenato con l'attaccante, più che della Fiorentina, magari dei tifosi, però comunque i tifosi chiederanno ai giocatori di fare una grande prestazione. C'è la rivalità con la Juve, cioè, insomma, c'è una serie di cose che non sarà una semifinale poi così semplice. Non lo è dall'altra parte che si incontrano due squadre di Milano ed sarà un grande derby, non lo sarà neanche per la Juve, sicuramente. Vedremo, vedremo. Comunque è una bella Coppa Italia, vincente e emozionante, devo essere sincero, con delle belle partite. Diciamo, non è più poi così noiosa e scontata come una volta. Adesso sta diventando un po' più carina la Coppa Italia. Poi alla fine, in finale arrivano sempre quelle, no? Quelle 3-4 squadre. Però, diciamo, le partite sono un po' più belle da vedere. Va bene, ragazzi, io vi auguro una buona notte. Vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video, vi chiedo di scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questo Dusan Vlahovic alla Juve, perché adesso dopo due partite si può iniziare a dire qualcosina. Fatemelo sapere nei commenti, vi ringrazio di cuore, mi raccomando, bel like, condividete il video e come dico sempre io ragazzi, ciao!